E tutto questo, che sarà la prossima professione alla quale mi dedicherò, quella di intrattenitore, e tutto questo per introdurre l'intervento di un altro ministro, che invece è venuto nel pomeriggio, non stamane, credo avesse degli impegni, e io insomma gli voglio dare io la parola perché gli sono grato per tante ragioni, non solo perché è venuto, e questo sarebbe il meno. Ci conosciamo da tanti anni, lui era più giovane di me, parecchio più giovane di me, stava nella mia stessa organizzazione, io ero un po' più grande, io la dirigevo, lui era un giovane spezzino alle prime armi, quindi ci siamo conosciuti molto tempo fa, e lui sta facendo nel governo del paese uno dei mestieri più difficili, se non forse il più difficile. Lui ha accettato di occupare la poltrona di ministro della giustizia. E, vieni Andrea, e quando e lo voglio introdurre io perché per una ragione semplice che vi dico in una battuta, perché sono molto orgoglioso, ma davvero molto orgoglioso, di avere nel governo del mio paese un ministro della giustizia che è un sincero, profondamente sincero garantista. E in questi giorni, in queste settimane, quando capita raramente, lui è molto impegnato di sentirci al telefono, io gli chiedo come va, come sta, com'è questa esperienza. È capitato 3 volte su 3, sono una prova. La prima risposta che lui mi dà è molto difficile, ma mi sto occupando soprattutto delle carceri, perché quella condizione lì dobbiamo affrontarla, dobbiamo risolverla. E allora il combinato disposto che lo conosco da piccolo, che è venuto, che è un garantista, che fa il mestiere più difficile del governo e che si occupa delle carceri, sono veramente contento di dare la parola al ministro Andrea Orlando. Vabbè, dopo una presentazione così l'intervento sarebbe quasi superfluo, se non per aggiungere il fatto che Gianni, nei confronti del quale ricambio l'affetto, mi ha quasi espulso dalla FIGC perché ero troppo di destra, ecco, quindi. Io vorrei ringraziarlo perché, come molti altri hanno detto, ci offre la possibilità di fare una discussione di respiro, come non abbiamo fatto nel corso di questi mesi. E ci offre la possibilità anche di costruire, di ricostruire una geografia che sia meno legata alla contingenza. Ci offre la possibilità di discutere con uno sguardo un po' più lungo che non quello che deriva poi dai singoli tornanti che siamo chiamati ad affrontare, sul tema della vittoria, delle ragioni della vittoria di Renzi, della nostra sconfitta, e contemporaneamente del significativo successo che il Partito Democratico ha avuto alle primarie. Vanno tenute insieme queste cose. Non parto da qui per indulgere a una classica attenzione all'autoanalisi. Lo faccio perché penso che se non affrontiamo questi temi avremo anche difficoltà a giocare la partita che molti qui propongono di giocare e che io condivido. Nella sconfitta delle primarie, una sconfitta dura nonostante il generoso sforzo di Gianni, io penso che senza Gianni sarebbe andata peggio, e nella sconfitta elettorale, o meglio nella non vittoria elettorale, dentro c'è l'aggrumarsi di una serie di contraddizioni non sciolte, che non possono essere liquidate semplicemente con una difficoltà a trovare slogan, parole d'ordine, formule organizzative. Dentro c'è una subalternità culturale che ha aperto il campo, lo abbiamo detto, lo hanno detto in altri, alla tecnica, una subalternità all'establishment, una criticità nei confronti dei processi di globalizzazione e nell'idea di Europa che si è affermata nel corso di questi anni, anche quando è stata condotta dai governi di centrosinistra. E tutto questo, se ha costituito un elemento di rassicurazione in tempi ordinari, è diventato un fardello insostenibile in tempo di crisi. Ed è singolare il fatto che proprio noi, che dovremmo essere più allenati a guardare alle forze profonde della storia, ci siamo trovati improvvisamente spiazzati, sottovalutando l'effetto che la crisi sociale avrebbe avuto sulla crisi democratica.
Da questo punto di vista, io non so se il fallimento di Renzi sarebbe il fallimento del Paese. Certo sarebbe un passaggio che aggraverebbe ulteriormente le condizioni del Paese. Mi disturba anche a me una certa retorica dell'emergenza nazionale, ma sono anche convinto del fatto che non ci possiamo fare illusioni. L'eventuale fallimento di questo progetto politico non riconsegnerebbe automaticamente a un punto di vista come il nostro la palla, perché noi oggi abbiamo un lavoro durissimo da fare, provare a fare i conti con le contraddizioni che ho richiamato. E guardate, da questo punto di vista, l'unico schema che io credo si possa proporre è quello appunto di una competizione e cooperazione di ciò che si è coagulato attorno alla figura di Renzi. Renzi è riuscito a parlare al nostro popolo perché, come ha detto Barbara, era stato in grado di far scegliere l'azzardo rispetto allo status quo. A pezzi di moderati, ma che cosa sono i moderati in questo paese lo abbiamo scoperto, e che cosa sono diventati dopo la crisi lo abbiamo ancor più verificato. E attenzione, sì, c'è anche quello che diceva Miguel, cioè un elemento di storico opportunismo di pezzi delle classi dominanti, dei settori, dei ceti dirigenti del paese, ma c'è anche un'ansia di modernizzazione che aveva accompagnato anche alcune stagioni della destra. Sbaglieremo a pensare, diciamo, che tutta la stagione del berlusconismo fosse sospinta soltanto da populismo ed elementi regressivi. Poi un pezzo significativo di antipolitica. Ora, questo genera un equilibrio precario che può avere degli sbocchi tra loro diversi. Un equilibrio che è alimentato, certo, anche da stilemi di antipolitica che vengono utilizzati. Quale sbocco dipende naturalmente da Renzi, ma dipende anche molto da noi. Io, in una politica che si rende sempre più simile a un format televisivo, non vorrei che noi assumessimo il ruolo della giuria, con le palette o senza le palette. Il nostro compito è quello di provare a orientare questo progetto, a condizionarlo. E riusciamo a farlo, attenzione, guardate che questa ambivalenza del progetto sia già in campo e che sia già un dato oggettivo, lo prova un fatto. Ha ragione forse in molti elementi che richiama Miguel, c'è un dato di ambiguità, ma il giorno dopo le elezioni europee, la tenuta dell'Europa e la tenuta delle forze progressiste e la capacità di tenere al populismo in Italia sarà misurata con il risultato del Partito Democratico. E quella anomalia renziana potrebbe anche essere una delle condizioni per la tenuta a livello europeo rispetto al populismo. Questo è un dato col quale è necessario confrontarsi. Noi possiamo giocare un ruolo se riusciamo a seguire tre regole che io considero fondamentali. La prima, non apparire recriminatori. La seconda, essere in grado, proprio per la condizione di debolezza e nella quale siamo, a causa di molte contraddizioni che abbiamo alle nostre spalle, se riusciamo ogni volta che poniamo una questione a saldarci a un'effettiva domanda popolare, se siamo in grado cioè di essere compresi nel momento in cui poniamo un tema, anche incrociando un senso comune che vogliamo cambiare ma con il quale nel frattempo vogliamo fare i conti. E la terza regola è rispondere a una domanda che ci faranno nel momento e che ci faranno uscendo da qui. Quando potevate voi queste cose le avete fatte? E questa è una domanda a cui noi dobbiamo trovare delle risposte. Attenzione, perché se delle cose che potevamo fare non le abbiamo fatte, le rimproveriamo a Renzi di non averle fatte, diciamo, la nostra credibilità cade verticalmente. E in questo senso, guardate, io penso che sia giusto, per esempio, porre il tema di quale equilibrio si viene a determinare con il superamento del bicameralismo, ma non ci possiamo nascondere il fatto che la conservazione del bicameralismo così com'è è stata la condizione, l'humus attraverso il quale si è affermato un presidenzialismo strisciante. Con il nome nel simbolo e con la logica della decretazione permanente. Nella
talvolta la difesa incondizionata del parlamentarismo così com'è ha aperto le porte nei fatti a un presidenzialismo che si è realizzato. E da questo punto di vista il tema che io penso noi dobbiamo porre anche a favore, anche proprio per rispettare quelle regole di cui stavo parlando, quando solleviamo una critica rispetto all'Italicum, essendo noi quelli che hanno consapevolmente in qualche modo utilizzato il Porcellum, la critica fondamentale, quella più compresa, quella che incrocia un senso comune in questo momento, è che l'Italicum non risolve il tema del rapporto tra eletti ed elettori. Anche qui, attenzione, non santifichiamo le preferenze, perché abbiamo detto tante cose sulle preferenze. Poniamo il tema più generale di come si ricostruisce un rapporto tra eletti ed elettori nelle diverse possibilità che si offrono, perché questo è una delle cause fondamentali del vulnus che ha creato uno scollamento tra cittadini e istituzioni. Quando noi poniamo il tema della insufficienza della manovra economica, riconosciamo però anche che questa manovra economica è la prima manovra economica che dà un occhio ai consumi, alla redistribuzione e al sostegno delle categorie che hanno più forte propensione al consumo. Perché in precedenza operazioni che andavano in questa direzione non ne sono state fatte, anche in governi che erano sostenuti da noi. Io credo che sia da incoraggiare, per esempio, un atteggiamento di autonomia critica nei confronti delle politiche del rigore, che in modo anche contraddittorio il Presidente del Consiglio ha comunque espresso. Io credo che nella sfida all'establishment che a lui ha portato ci siano elementi anche censurabili, forzature, ma c'è un campo nel quale lì dobbiamo competere, che è la possibilità di rivendicare un'autonomia della politica. E da questo punto di vista la partita non è in questo momento, a mio avviso almeno, tra ricette economiche tra loro divergenti e incompatibili. Io penso, diciamo, che il range di azione sia abbastanza limitato in questa fase. Penso che la vera partita che noi dobbiamo giocare riguarda la questione fondamentale di quale soggetto riformista si costruisce. Cioè se un soggetto incentrato sul liderismo o invece un grande soggetto plurale collettivo. Questa è la partita che si gioca oggi. Ma anche qua, è stato detto in un intervento, la questione non irrilevante è la questione dei tempi. Io credo che ci si indulga eccessivamente in una retorica della rapidità. Attenzione a non rivendicare una virtù della lentezza, perché noi nel corso del tempo, diciamo, questa virtù l'abbiamo praticata e i risultati non sono stati francamente eccezionali. Ecco, noi dobbiamo provare a mettere in campo un'idea di soggetto plurale e riformista, partendo da quella domanda che facevo: quando c'eravate voi cosa avete fatto? E riconoscendo che non abbiamo fatto quello che avremmo potuto, o comunque che il tasso di innovazione, lo diceva Ferrari, nella costruzione del soggetto politico è stato assolutamente contenuto, non all'altezza della domanda. E rivendicare semplicemente lo status quo, anche lì, o almeno del partito che c'era, non è la partita che ci fa vincere. Noi possiamo oggi essere competitivi su quel terreno se siamo in grado di declinare un'idea nuova di partecipazione, di organizzazione della partecipazione. Non semplicemente se chiediamo delle sedi dove discutere, ma delle sedi nelle quali la discussione è in grado di produrre poi partecipazione attiva e consapevole dei cittadini. Il terreno sul quale io credo si giochi questa partita in questa fase, la nostra dinamica di competizione e cooperazione, è quella del partito. È quella del partito. E in questo senso l'adesione al Partito Socialista Europeo, che qualcuno ha vissuto persino con un qualche smacco, è una grandissima opportunità. È una grandissima opportunità. Perché noi dobbiamo provare a trarre tutte le conseguenze. Ha ragione chi lo ha detto, non aderiamo, almeno per noi non è utile aderire al Partito del Socialismo Europeo semplicemente perché si conta di più. Chiediamo che dall'adesione al Partito del Socialismo Europeo se ne traggano tutte le conseguenze.
dal punto di vista del modello di welfare, dell'idea di diritti civili, ma anche nel superamento di tabù che vedono nella logica del mercato l'unica soluzione ai problemi della crisi. E anche, diciamo, in una certa, al di là poi naturalmente delle compatibilità economiche e finanziarie di cui bisogna tenere, anche di una certa ostilità della dimensione pubblica che ormai ha permeato trasversalmente il nostro paese. E in questo senso però dobbiamo sempre ricordare che il socialismo, parola che credo dobbiamo tornare ad utilizzare, essendo aderenti del Partito Socialista Europeo, non è, a mio avviso, tanto un obiettivo di carattere storico, ma anche un movimento che sia storicamente determinato. E da questo punto di vista il socialismo europeo, quello a cui abbiamo aderito, poi la parola accezioni plurime, è contemporaneamente, ricordiamolo bene, l'alternativa al liberalismo sia di accezione conservatrice che progressista e al totalitarismo comunista. Questo dobbiamo ricordarlo, perché dobbiamo trarre tutte le conseguenze di questa scelta se vogliamo renderla fruttuosa, se vogliamo essere in grado di costruire davvero un'identità europea riformista. Ma questa ha come precondizione un obiettivo che è meno ambizioso di quello, diciamo, di rivedere i rapporti, strutturalmente i rapporti tra individuo e capitale, come ci proponeva un compagno intervenendo, ma ha comunque come obiettivo quello di una riforma profonda del capitalismo. Questo io penso sia il punto su cui noi dobbiamo chiedere di trarre tutte le conseguenze dall'adesione al Partito del Socialismo Europeo e provare a dare un contributo anche al Partito del Socialismo Europeo su scala continentale. Ecco, da questo punto di vista, concludo, io credo che se c'è un terreno sul quale noi dobbiamo provare a incalzare un rischio, o contenere un rischio che c'è di verticismo all'interno del nostro partito, è concretamente nel campo dell'iniziativa politica, provando a proporre noi dei temi sui quali mobilitare pezzi di società. Ora, sentivo Susanna, parlava della CENI, parlava della questione della legge sul consumo del suolo, ma è una legge del consumo del suolo buona, l'abbiamo proposta. Cosa ci impedisce di raccogliere le firme e di sostenere perché quella arrivi in fondo e diventi, diciamo, patrimonio del Parlamento e del Governo? Ma potremmo discutere così. Guardate che, attenzione, che noi non stiamo neanche rivendicando alcuni risultati che si stanno ottenendo come conseguenza inerziale di battaglie che abbiamo condotto. Se ci estraniamo dal processo in corso, c'è questo rischio. L'abolizione del reato di immigrazione clandestina è un grande risultato che noi dobbiamo rivendicare e che non era scontato. La scelta di investire, diciamo così, attenzione almeno e iniziative normative, non per merito mio, ma sul tema del carcere, non è la conseguenza di un accidente, è la conseguenza di battaglie che abbiamo fatto negli anni precedenti. Attenzione, perché noi rischiamo, se prevale una qualche logica di revanche o aventiniana, di non rivendicare neanche i risultati che abbiamo promosso e realizzato noi. Ma se c'è un terreno sul quale noi abbiamo un'urgenza di mettere in campo un'iniziativa, concludo e insisto, è quello dell'organizzazione e dell'idea di partecipazione che siamo in grado di mettere in campo. Perché non c'è niente di scontato su questo. Non ci sono modelli precostituiti. Sappiamo che cos'è il leaderismo, sappiamo che cosa sono i rischi di populismo, ma che cosa significa un partito popolare, organizzato, strutturato sul territorio, non lo sappiamo. Perché i modelli che spesso evochiamo e richiamiamo sono modelli che oggi sono improponibili, che rischiano di diventare autoreferenziali, perché per troppo tempo non abbiamo saputo innovare su questo terreno mentre richiamavamo questo modello. Allora, se c'è un terreno, io credo, dal quale partire, questo terreno io credo sia esattamente quello. Grazie. Grazie.